Come ti chiami? Massimiliano Ranoia. Che cosa fai nella vita? Io ho uno studio di fisioterapia a Sesto Calende e un centro di salute integrata. Perché hai scelto, anzi che cosa ti ha spinto ad iscriverti alla scuola di Ippocrate? Ippocrate mi ha attirato perché da tanti anni sto facendo ricerca su me stesso e sui pazienti riguardo alla salute e ho sempre creduto che la salute di un individuo non fosse un atto meccanicistico, ma un coinvolgimento di tutta la sfera mentale, spirituale, energetica e fisica. E per questo motivo, dato l'importanza dei docenti che ci sono in Ippocrate, e ho voluto avere un confronto accademico con appunto autorità del genere e questo mi ha portato veramente a sicurezza e mi ha portato a essere orgoglioso di essere qui oggi, proprio perché ho visto che persone di alto calibro hanno questo tipo di visione e hanno una umanizzazione della cura medica, che questa è la cosa più importante secondo me. Cosa ti è piaciuto di più? È proprio questo collegamento definito sia orizzontale che verticale, un collegamento con il tutto, quindi una persona, una personificazione della cura, quindi un rispetto della persona nella sua interezza e questo è un atto d'amore sia nei confronti della persona e sia nei confronti di noi stessi. Cosa ti è piaciuto di meno? No, di meno direi che non è che non mi è piaciuto, ma ancora si vede che siamo in fase embrionale e quindi i colori delle persone sono tante. Questi colori secondo me un giorno si riuniranno per formare una luce bianca, quindi ancora c'è tanto lavoro da fare, ma insieme ce la possiamo fare. Cosa ti porti a casa da tutto il percorso che hai fatto? Una certezza che siamo sulla strada giusta, che le persone meritano rispetto e quando vengono a noi per la cura e devono avere tutta l'attenzione del caso e non quei pochi minuti che servono a protocollarli in uno schedario impersonale che fino ad oggi diciamo è stato fatto. Ecco. La consiglieresti? E a tutti perché la visione è ampia, più informazioni, più ingredienti rendono la minestra più buona, no? E quindi sì, assolutamente sì, perché la formazione più ampia è, meno specifica è e quindi dà una visione d'insieme. Poi nella visione d'insieme abbiamo la possibilità di portare la persona verso una cura più specifica nel caso riscontriamo appunto l'esigenza. Cosa ti senti di dire alle persone che sono dall'altra parte, che ci stanno guardando e che sono indecisi, no? Magari in quella terra di mezzo? E di fidarsi di loro stessi, di fidarsi della natura in quanto creatrice e nella scuola di Ippocrate, si arriva proprio a quel punto e quindi si è coccolati e si è accolti in questa sfera globale naturale. Grazie. Fermo.